Ciao ragazzi, allora nuovo video, questo sarà il video, come avete letto dal titolo, sulla linea The Italian Gringo che troveremo da lunedì 16 aprile da Lidl. Come potete vedere troviamo veramente tantissimi prodotti sia alimentari che non, infatti rispetto alle prime uscite si è molto allargata, nel senso che comunque sono stati introdotti nuovi prodotti, soprattutto alimentari, ma come vedremo anche per la pulizia della casa. Ma tralasciando appunto tutto il cibo, volevo parlarvi dei prodotti naturalmente di body care, skin care eccetera. Mi riferisco appunto a tutti questi qui. Infatti in questa parte del volantino troveremo anche delle cose nuove che non erano uscite assolutamente negli scorsi mesi, perché come sapete la The Italian Gringo è una limited edition che possiamo trovare da Lidl solo saltuariamente, e quindi appunto, viste le vostre tante richieste sotto il video delle novità della settimana, volevo assolutamente parlarvene nello specifico. Come prima cosa vi dico le tre novità che sono dei prodotti per il bucato, ossia Canerina detersivo per bucato in lavatrice 1,99€, detergente per pavimenti sempre Canerina 1,19€ e sgrassatore 1,29€, questo in spray. Riguardo il resto troviamo il bavaglio con i tovaglioli decorati e la tovaglia de Saloon. Ma ciò di cui assolutamente volevo parlarvi sono i The Italian Gringo allume di rocca, deodorante stick 100% naturale, infatti questo è un deodorante con inci ottimo, e la confezione contiene 115 grammi e il prezzo è 1,99€. Come tutti i prodotti della The Italian Gringo, naturalmente ci tengo a precisare che sono prodotti 100% italiani. In realtà questo deodorante non è una novità, nel senso che l'abbiamo trovato, sicuramente tantissime voi l'hanno già acquistato e provato, quindi aspetto i vostri commenti e i vostri pareri qui sotto negli scorsi mesi. Io però molto sinceramente vi dico che non l'ho acquistato come deodorante, preferisco sempre altri tipi, nel senso che questo prodotto è tutto a base di allume di rocca, e io, avendo una pelle comunque molto sensibile, non so perché ho avuto paura che utilizzandolo mi avrebbe provocato rossori eccetera, però leggendo vari pareri pure sul web ho visto che in realtà non è vero, che il mio pensiero non è giusto. Lunedì vorrei provare ad acquistarlo per provarlo e vedere appunto se è vero o meno, quindi mi raccomando fatemi sapere assolutamente. Poi abbiamo il Cowgirl Natural Scrub, scrub 100% naturale, prezzo 2,89€, e come vedete la confezione è questa qui marroncina, ma all'interno contiene 8 di queste bustine grigie ben incelofanate e impacchettate. Sono quindi degli scrub, diciamo, monouso. Io ne ho ancora 3, perché comunque gli altri 5 già li ho provati e devo dirvi che mi sono trovata molto bene. Aprendo queste confezioni troverete dei granelli finissimi e di colore marrone, che da quello che ho capito possono essere utilizzati sia come scrub per il viso che come scrub per il corpo. Personalmente ho preferito utilizzarli come scrub per il corpo, nel senso che ho diluito questa confezione nel mio litro di bagnoschiuma preferito, ho agitato per bene e a quel punto in doccia ho fatto il mio scrub e allo stesso modo ho idratato e lavato la pelle con il bagnoschiuma. La confezione di 30 grammi di solito la diluisco con un litro o un litro e mezzo appunto di doccia schiuma, e devo dirvi che secondo me è la dose perfetta. Danno un effetto scrubbante ottimo sulla pelle del corpo, a me piace passarlo soprattutto sulle gambe, la sensazione vedrete se è unita col vostro bagnoschiuma preferito, naturalmente sempre con buon inci, è di pelle levigata, è di eliminazione di cellule morte, e secondo me è un'idea fantastica, soprattutto perché si può provare anche a diluire questi granelli con il proprio latte detergente o comunque il proprio gel detergente per fare un bello scrub anche sul viso. In effetti con questo prodotto si possono creare anche delle ricette, diciamo, fai da te in casa, tipo fare uno scrub con questo, miele, limone,
secondo me è un prodotto consigliato, anche il rapporto qualità-prezzo è ottimo, perché altri due prodotti che non ho preso perché sinceramente non utilizzo tantissimo sono in primis il guanto spugna porta sapone, 1,89 euro, e poi la spazzola tonificante per la schiena a doppia azione, e questa è ottima perché ha un doppio lato. Il primo è morbido e in cotone, mentre il secondo è esfoliante, quindi aiuta anche per lo scrub. Prezzo 2,99 euro, e poi è a questo manico lunghissimo. Ragazze, con questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto. Naturalmente, oltre questi prodotti, in passato ne ho acquistati anche altri della The Italian Gringo, quindi piano piano finisco di provarli per bene, e volevo farvi proprio un video specifico su tutta la linea, anche perché volevo appunto con questa occasione acquistare delle nuove cose. Io vi mando un bacio grande, ricordatevi sempre di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, di iscrivervi al canale attivando anche la campanellina. Mi raccomando, fatemi sapere voi se avete provato questi prodotti, se vi siete trovate bene o meno, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Un bacione, ciao!